proprio bontà. La maionese. Surprise, motherfucker! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Oh, porca puttana! Culo! Brutto bastardo! Mi senti a porca di quella puttana! Fa la porca di quella! Dove è andato? Dove è andato, cazzo di maglia? Ah, ai ai ai, porca di quella puttana. Porca miseria, che cazzo è? Oddio, questo qui quando cazzo l'ho messa? Adesso ho finalmente la mia vendetta. Ma tu parli? E certo che parlo, e finalmente potrò sistemarti a dovere. E che cavolo vuoi da me? Voglio che tu crei un nuovo format. Ok, però dato che è il mio canale vorrei fare quello che voglio io, scusa. Ascolta, non è giusto che tu devi parlare soltanto dei videogiochi che non sono famosi. Devi parlare anche quelli che sono famosi. Mi voglio vendicare di te, dato che non mi hai indossato in quel video. E io ho dovuto soffrire dentro uno sgabuzzino. Oh, andiamo, cos'è che t'ho mai fatto di male? Merda, è finita la carta igienica. Ok, va bene, forse lì devo aver esagerato. Va bene, cosa vuoi che faccia? Voglio che tu fai una specie di nuovo format. Un format dove farai sugli argomenti. Cominciando da Fallout, naturalmente. Ma un format dove parlerai anche di altro, oltre ai videogiochi. Anche tra film, serie e TV. Se parli sempre di videogiochi, naturalmente la gente poi alla fine si rompono i coglioni. E se rifiutassi? Oh beh, ti accontento subito. Che sta succedendo? Diciamo che adesso, dato che mi stai indossando, posso comandare il tuo corpo. E quindi non ti dispiace se adesso metterò un bel mi piace sulla canzone Qui parte la ship e lo posso mettere tra i preferiti? No, 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 ok, va bene, faccio il video, faccio il video. Ciao a tutti ragazzi, sono Alex e benvenuti in questo mio nuovo video. Finalmente, con un nuovo format, che si chiama Argomenti a Vento. Perché ho voluto cominciare con un nuovo format? Dato che siamo arrivati a 100 iscritti. Quindi questo qua è un video speciale. Argomenti a Vento è una specie di format che ho inventato io, dove parlerò su vari argomenti, tra videogiochi, ma anche serie TV, film, fumetti, anime, manga, di ogni genere. Naturalmente, come avete visto all'inizio del video, in questo format ci saranno molti spoiler. Perciò per chi non ha finito un videogioco, non ha finito un fumetto, non ha ancora visto il film che deve ancora guardare, vi consiglio di non vedere il video, perché sennò vi spoilerò tutto quanto. Bene, oggi parliamo naturalmente di Fallout 4, la miglior fazione da scegliere. Ma cominciamo con ordine. Parlerò naturalmente delle quattro fazioni principali, cioè Confraternita d'Acciaio, i Ray Rod, i Minutemen e anche l'istituto. Racconterò un po' come sono fatti e poi vi dirò qual è secondo me la migliore. Cominciamo dalla Confraternita d'Acciaio. Sarebbe una forza militare comandata dall'anziano Maxon. La loro base principale è un enorme dirigibile. Che figata! Hanno molte armature atomiche, dato che sono militari naturalmente, e di armi a livello spaccaculi non manca. Man mano che andrete avanti nella storia insieme alla Confraternita, dovete costruire un grande robot. Sarebbe Optimus Liberty Prime. Il compito della Confraternita d'Acciaio sarebbe quello di salvare gli esseri umani. Proprio soltanto gli esseri umani. Se invece parliamo di robot sintetici, ghoul ferali o anche pelle verde, quelli li fanno fuori subito. In pratica cercano di aiutare soltanto gli umani, anche se non è proprio che cercano di aiutare proprio gli esseri umani. Voglio dire, nelle missioni secondarie della Confraternita d'Acciaio, un soldato vi dirà un luogo dove dovrete andare per fare piazza pulita, per distruggere i reietti, i gunner, i sintetici, ogni genere di forma di vita che non sono esseri umani. Perciò credo di tanto aiutare, no, diciamo che al massimo uccidono e basta, perché lo vogliono fare. C'era un po' di caldo. Poi abbiamo i Ray Rod. È la fazione più strana che c'è. E non è strana soltanto perché uno di loro ha uno strano cappello in testa che sembra più uno scolapasta. I pensieri dei Ray Rod sono più o meno di salvare i sintetici dall'istituto. Perché la loro logica sarebbe che non è giusto che dei robot che abbiano delle emozioni umane vengano poi trattati come cani. In pratica il loro pensiero sarebbe che tra umani e robot devono vivere insieme. Non ho mai sentito una roba del genere. Umani, macchine,
Siamo una cosa sola nell'irride. Ma piantala tu, che Widowmaker ti ha fatto anche un buco in testa. Questa fazione forse è una anche delle più povere. La loro base non è poi così grande. A livelli di armi sono molto scarse. Però c'è un grandissimo vantaggio che hanno. Forse quello più utile. La comandante si chiama Desdemona. E il vantaggio più grande che secondo me hanno questa fazione è che lei è una grandissima gnocca. Quindi questo qua è un grossissimo vantaggio. Poi abbiamo i Minutemen. Questi li definisco i contadini armati di pistole laser. Sono vestiti in un modo che ricordano molto i soldati della guerra civile. Il loro compito è quello di aiutare i bisognosi, quasi ogni genere, anche dai sintetici, dagli esseri umani e anche dai gulferali, non quelli che sono ormai dei mostri, ma quelli ancora che ragionano lucidi. La loro base è il castello dei Minutemen, dove al centro della piazza si trova una radio di ascolto per le richieste di soccorso. Qua non c'è veramente un generale che comanda, infatti perché sarai tu il generale, sempre ammesso che lo vuoi. Ovvero il primo Minuteman che incontriamo sarebbe Preston Garvey, che vi racconterà cosa sono i Minutemen. E lo incontrerete all'inizio storia. Se siete il generale di questa fazione, potete portarvi con voi Preston Garvey. Però ragazzi, ve lo dico subito, fate attenzione, o meglio non proprio attenzione, state in guardia, perché più continuerete a stare insieme a Preston Garvey, più ci proverà con voi, perché è gay. E quindi potrete fare con lui una storia d'amore. Scusa, una domanda, in Russia questo gioco è stato bandito? Poi abbiamo l'Istituto, la fazione più odiata di tutto il Commonwealth, con una base gigantesca e tecnologica, avanzata e soprattutto la più pulita degli altri. Bello credo, dove sono sopravvissuti al disastro atomico e si trovano sottoterra grazie al cazzo che sono così puliti. E sono anche i creatori dei sintetici. Loro dicono che vogliono fare il bene dell'umanità. Quello che vogliono fare è sostituire gli umani con i sintetici. Parlando dei cacciatori dei sintetici che si trovano all'istituto, sembrano vestiti quelli di Matrix. Ma che cazzo? Se andate avanti con l'istituto, le loro missioni saranno di dare la caccia ai sintetici che sono scappati e catturarli. Il loro finale sarà distruggere prima i Railroad e poi, dopo manco aver preso fiato, ti diranno anche di distruggere la confraternita d'acciaio. Alla faccia del bene dell'umanità. Il loro capo sarà il padre, o meglio Sean, il figlio che dovrete cercare. Secondo me nessuno mi ha ascoltato, vero? Che avevo detto che avrei spoilerato molto di questo gioco. Adesso scommetto che alcuni di voi che ha giocato Fallout, adesso vi ho spoilerato subito il finale dell'istituto. E credo che molti di voi adesso vorranno darmi la caccia per uccidermi. Quanto sono simpatico. Bene ragazzi, queste qua sono le quattro fazioni principali che il gioco vi lascerà scegliere. E adesso vi dirò il mio parere, secondo me qual è la miglior fazione. Rullo di tamburi. A parere mio, vincono i Minutemen. Adesso vi racconterò il mio motivo perché ho scelto i Minutemen. Secondo me è la fazione quella più giusta, o meglio che non fa troppe pretese. Voglio dire, adesso facciamo un esempio. La confraternita di acciaio vuole aiutare gli esseri umani, e questo ci può stare. Però, uccidendo praticamente tutti, anche i ghoul che sono ancora più o meno esseri umani, quelli lì li odiano e tenteranno di uccidere anche loro, senza che loro abbiano fatto niente. Poi anche la questione dei sintetici. Posso capire che ci sono dei bastardi che cercano di sostituire gli umani, ma ci sono alcuni che sono inconsapevoli di essere una macchina. Tenete presente il Paladino Dance. Come ben sapete, si scopre che il Paladino Dance è un sintetico, cosa che però lui non sapeva manco di esserlo. E l'anziano Maxon ci incaricherà anche di ucciderlo. Ma quello che voglio dire è che il Paladino Dance ha aiutato la confraternita dell'acciaio per molti anni, ma l'anziano Maxon non gliene frega un cavolo. Questo ragazzi mi sembra un po' esagerato. Naturalmente lo so che è un robot e non sarebbe veramente lui, però la sua intera vita l'ha vissuto nella confraternita. E ha sempre cercato di aiutare il più possibile questa sua famiglia. Soprattutto la confraternita cerca anche di essere più superiore agli altri. Vorranno anche cercare di fregare le armi dei Minutemen, perché dicono che i Minutemen non sanno bene usare le armi e quindi potrebbero anche forse essere pericolosi, quindi hanno un po' di superiorità. Perciò sì, sono dei grandissimi stronzi. Poi ragazzi, parliamo dei Railroad. I Railroad hanno una logica un po' troppo strana. Voglio dire, cercare di liberare i sintetici mi sembra una cosa giusta. Per quelli che sono degli innocenti, per quelli che sono inconsapevoli di essere dei robot, ci può stare. Ma cercare di far vivere gli esseri umani con dei robot mi sembra stupido. Cioè, voglio dire, naturalmente per loro non succederà mai niente di grave. Quindi non credo che poi siano tanto saggi. Comunque tu sarai sempre gnocca, tranquilla. Parlando invece dell'istituto, questa qui anche lei è un po' bastarda. Voglio dire, naturalmente lo so che c'è il figlio dentro e molte delle persone hanno scelto di entrare nell'istituto soltanto perché c'era Sean. Ma l'istituto vuole fare proprio di testa sua. Vuole scegliere il destino di ogni persona.
E questo mi sembra veramente ingiusto. Perciò più che aiutare le persone, questi qua agiscono soltanto per i loro interessi. E adesso parliamo dei Minutemen, che loro invece non gli interessa proprio niente. Cioè, voglio dire, loro vogliono soltanto aiutare chiunque ne abbia bisogno. Non gli interessano se sono sintetici, ghoul, esseri umani o così via. Se c'è una persona in difficoltà, loro l'aiutano. Non hanno tanto pregiudizi, perché soprattutto la confraternita d'acciaio tenta di ritornare ai vecchi tempi. Proprio ai tempi in cui c'erano soltanto gli esseri umani, dopo l'esplosione nucleare. Ma loro devono capire che naturalmente non si può tornare indietro. E i Minutemen è quello che stanno facendo. Per loro è come dire, vabbè, non possiamo più tornare indietro, però dobbiamo andare avanti. E quindi cercano di adattarsi come è la vita adesso, sempre cercando di aiutare più che possono. Quindi ragazzi, per questo che a parere mio io scelgo i Minutemen, perché secondo me sono la miglior fazione, quella più onesta e giusta. Io naturalmente non è che sto cercando di guardare chi è più armato e più ricco, io guardo chi è più saggio, e tra queste fazioni secondo me i migliori sono i Minutemen. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che questo nuovo format vi piaccia e ringrazio anche il bel traguardo di 100 iscritti che siamo arrivati, e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles gather round, don't start in to frown.